di carabinieri, però. Siamo qui con Fabio Grosso che ci racconta la situazione di questa zona. Siamo in fondo vicino a Piazzale Tricolore. Sì, niente, praticamente noi siamo uno dei condomini assediati dagli spacciatori. Abbiamo chiamato le forze dell'ordine innumerevoli volte. Tutti sanno, tutte le forze dell'ordine sono al corrente della situazione. Qua di fianco a noi c'è un condominio, cioè il covo dello spaccio, sono tutti abusivi, subaffitti, cioè tutti sanno tutto, ma apparentemente nessuno ci vuole mettere mano veramente. Ecco, lei da quant'è che vive qua? Io vivo qui da 7 anni ormai. E negli ultimi 2 anni la situazione è drasticamente peggiorata. Io ho 2 bimbe, una di 7 e l'altra di 2. Mia moglie, quando esce di casa, spesso per andare in centro prende la macchina, e noi abitiamo alle porte del centro. Certo. Siamo preoccupati di uscire con le mie bimbe piccole sulla via Emilia a segnarle andare in bicicletta, perché non possiamo andare in bicicletta perché spesso ci sono risse. Noi che cerchiamo di documentare lo spaccio veniamo minacciati giornalmente. Loro sanno chi sono io, cioè mi hanno ormai inquadrato, e quindi ogni volta sanno che io sono il disturbatore dei loro affari. Quindi veniamo minacciati, io e i miei condomini, ma anche tutti i ragazzi del comitato. Cioè quello che succede a me succede a chiunque provi a disturbare i loro affari. Recentemente abbiamo dovuto installare il cancello per evitare che accedessero alla zona dei garage. Io stesso mi sono ritrovato a uscire nei garage con la mia bimba nell'ovetto di pochi mesi, che andavo a prendere a scuola materna alla grande, e quindi bimba alla mano, 10 di loro nei garage. Poi per fortuna se ne sono andati via senza... Che si drogano qua, certo, in questa zona. Certo. Cercano ripari dalle forze dell'ordine. No, siamo veramente assediati. No, c'è il giro grosso. Cioè, qua ce n'è tanto, non stiamo parlando di piccolo spazio.